A tutti, ben arrivati. Come sapete, nel webinar di oggi parleremo della gestione e dell'istruttoria delle pratiche di autorizzazione unica FER. Questa è quella, è l'evento che si è svolto il 25 gennaio. Sono due iniziative a favore della Regione Sardegna da parte del progetto Delivery Unit nazionale. Il progetto è attuato da Formez Pia su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito del Co-Governance e Capacità Istituzionale. Il programma lo conoscete, era disponibile su Eventi.pa. Abbiamo un primo intervento di saluto e avvio dei lavori da parte dell'ingegner Antonello Pellegrino, direttore del servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportello Unici, Affari Generali della Regione Sardegna. Daremo poi la parola alla dottoressa Elena Marcias di Consulmedia, che ci parlerà proprio della gestione e l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione unica FER. Nell'ultima parte abbiamo previsto una sessione di domande e risposte, quindi come vi anticipavo potete utilizzare la chat per rivolgere domande in qualsiasi momento, le raccoglieremo e poi al termine dell'intervento della relatrice proveremo a rispondere a tutte le domande. Allora, sono le 10:05, quindi io non rubo ulteriore tempo ai relatori, lascio la parola all'ingegner Pellegrino e buon webinar a tutti. Grazie dottor Affinito, benvenute e benvenuti tutti a questo webinar che ormai diciamo sta diventando un incontro periodico, un appuntamento periodico per parlare delle novità del SUAPE che a partire dal prossimo 2 febbraio, quindi ormai ci siamo, diventerà SUAPE. SUAPE. Abbiamo aggiunto una E che non è, diciamo, un fatto semplicemente di acronimo alla sigla che identifica la piattaforma, ma sta a indicare il fatto che la piattaforma stessa diverrà l'unico strumento per la gestione delle autorizzazioni uniche per le fonti energetiche rinnovabili. Quindi l'ultima E aggiunta sta a indicare appunto sinteticamente energia. È stata una scelta fatta dall'assessorato dell'industria di semplificazione, di omogeneizzazione dello strumento comunicativo, scegliendo il SUAPE perché di fatto sia l'insieme dei professionisti che vi operano, sia l'insieme delle persone che ci lavorano lato sportello comunale o lato enti terzi conoscono già il sistema, quindi piuttosto che andare a implementare una nuova procedura è stata la soluzione ritenuta da tutti noi perlomeno ottimale, quella di utilizzare uno strumento già esistente e che superata la primissima fase ormai alcuni anni fa di avvio sta mostrando di avere una capacità sia in termini di volumi di pratiche che in termini di possibilità con tutto il servizio di assistenza che continua a essere presente naturalmente anche e soprattutto in questa fase introduttiva, fanno sì che la piattaforma sia una di quelle maggiormente utilizzate di fatto in Italia. E con questa ulteriore aggiunta, questa posizione non di orgoglio fine a se stesso, ma di consapevolezza di gestire uno strumento importante, dobbiamo averla un po' tutti noi che a vario titolo, ci lavoriamo, ci operiamo. In questa prima fase soprattutto sarà preziosissimo il vostro contributo, il contributo di chi assiste oggi al webinar, per darci feedback a partire da oggi, richieste, domande, suggerimenti. Aspetti che vanno precisati per mettere a regime nel più breve tempo possibile con le eventuali sistemazioni e aggiustamenti che dovessero rendersi necessari questo ulteriore sforzo. Quindi nuovamente benvenute e benvenuti tutti e contiamo sulla vostra consueta collaborazione. Per quanto riguarda la piattaforma, entrando un pochino più nel merito, abbiamo visto che dopo una giornata di fatto di stop per la messa a regime, che sarà il primo febbraio,
Dal 2 la piattaforma SWAP entrerà nella sua versione allargata alle fonti energetiche rinnovabili, quindi diverrà operativamente SWAP-E. Per quanto riguarda gli interventi che faranno parte del nuovo settore SWAP, autorizzazione unica energetica, quindi nuovi interventi nel senso SWAP e non nel senso ovviamente della gestione delle pratiche che esiste da anni, come sapete bene, sono stati categorizzati in numero di 8. Li vedete nella slide, si tratta del nuovo impianto, della modifica di un impianto che già esiste, della variante soggetta ad ILA, della sanatoria, della proroga, della variante sostanziale, della voltura e della conferenza preliminare. Per quanto riguarda la modulistica, sempre in termini SWAP, ne è stata creata una nuova di fatto, con l'acronimo Autorizzazione Unica Fonti Energetiche Rinnovabili, cioè AUFER, che costituisce il modulo base in quanto istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica. Gli altri moduli sono personalizzazioni per questo scopo di moduli che di fatto già esistevano, che però sono stati caratterizzati in maniera estremamente più specifica. La zero energia parte 1 e la zero energia parte 2, che riguardano le checklist rispettivamente per la sezione edilizia e per la sezione attività produttive. I moduli E23 energia e energia allegato A, che riguardano gli interventi che impattano sui beni culturali e le dichiarazioni del proprietario. L'F3 energia, comunicazione inizio lavori, specifico per quest'ambito, e l'F5 energia, proroga dei titoli abilitativi. Poi ci sono gli F10 e l'F10 allegato A, particolarmente modificati e messi in linea, come vedrete, per la parte della nuova sezione energia, che riguardano le variazioni dell'intestazione e le dichiarazioni del responsabile dei lavori. L'iter vede 3 nuovi iter dedicati all'interno della piattaforma per gli impianti a fonti energetiche rinnovabili: il procedimento autorizzatorio, il procedimento autocertificato e il procedimento di proroga. È stato creato un nuovo sportello servizio energia che, come vedrete dalla spiegazione, poi dall'operatività, è quello a cui bisogna accedere per la gestione di questa tipologia di pratiche autorizzative. Di fatto sono presenti gli stessi enti terzi che erano già presenti nella piattaforma SWAP con una sola E, però con differente ruolo per questo nuovo ambito. Questo giusto per dare in pochi minuti una vista generale su quelle che sono le nuove specifiche, le nuove operatività, e che da ora vi verranno, diciamo, spiegate appunto nel corso del webinar. Quindi con un augurio a tutti noi di buon lavoro, ripasso la parola alla gestione del webinar. Grazie a tutti. Grazie a lei, ingegnere. Allora lascio la parola alla relatrice Elena Marcias, che invito ad attivare microfono e webcam. Sì, eccomi. Buongiorno. La vediamo, la sentiamo tutti perfettamente. Vediamo, sì, anche il suo schermo. Perfetto, le lascio la parola, prego. Buongiorno a tutti, sono Elena Marcias e oggi vedremo insieme in cosa consiste appunto l'integrazione della nuova piattaforma AUFER all'interno del SWAP. Per queste nuove funzionalità che vedremo oggi è previsto il rilascio in produzione, come già detto, il 2 febbraio. Perciò, non essendo queste modifiche ancora in produzione, la presentazione la eseguirò nell'ambiente di test. Vorrei partire con il mostrarvi brevemente il nuovo modulo AUFER. Poi accederemo lato ente terzo e vedremo come filtrare le pratiche energia dalla scrivania, come gestire le pratiche e in particolare le differenze tra i nuovi procedimenti e quelli del SWAP.
Quindi, come prima cosa, accediamo alla piattaforma e loghiamoci appunto con il ruolo cittadino. Allora, in seguito alle modifiche effettuate, il cittadino potrà inoltrare le pratiche al servizio energia. Sarà poi il servizio energia a occuparsi di trasmettere gli endoprocedimenti agli enti terzi attraverso appunto la piattaforma. Ora vi mostro prima brevemente come fa l'utente cittadino a creare una nuova pratica energia. Quindi bisogna cliccare su Nuova pratica e il cittadino vedrà questa interfaccia. La differenza rispetto all'attuale sistema è che è possibile selezionare la tipologia di pratica, mentre prima la tipologia di pratica era sempre comunque tipologia su APE, attualmente è disponibile anche la tipologia servizio energia. In base alla tipologia selezionata, verrà mostrato un albero dei settori differente. Ora vi faccio vedere. Se seleziono su APE, e poi seleziono il comune di riferimento, vedrò appunto il solito albero dei settori che ben conosciamo. Se invece seleziono servizio energia e il comune prevalente, vedrò che ho solo un settore. Questo è un settore di test che in produzione non ci sarà, eh? Quindi voi immaginate di vedere solo e unicamente questo settore. Clicchiamo sul settore e procediamo. Clicchiamo su avanti. Ecco, qua potremmo vedere che sono riproposti gli interventi che prima l'ingegner Pellegrino ci ha elencato. Quindi proroga dei termini di validità dell'autorizzazione unica, richiesta autorizzazione unica per nuovo intervento, voltura, variante sostanziale a impianto da realizzare o in corso di realizzazione. Sanatoria impianto di produzione di energia, modifica di impianto esistente, variante soggetta a DILA a impianto da realizzare o in corso di realizzazione e conferenza di servizi preliminare. Quindi tutte le pratiche energia che verranno inoltrate al servizio energia, che il servizio energia invierà agli enti terzi, potranno essere inerenti a questi interventi. Ora noi ne facciamo uno semplice giusto per vedere appunto il mo nuovo modulo AUFER e quindi facciamo richiesta autorizzazione unica per nuovo intervento, dopodiché procediamo velocemente, poiché queste comunque sono già parti che avete già visto. Importo l'anagrafica del soggetto richiedente e procedo. Inserisco l'oggetto, procedo. Qui metto attività in forma itinerante giusto per farvi vedere appunto il modulo, non voglio soffermarmi nella compilazione dell'ubicazione. Ed ecco qua i moduli che ci vengono proposti. Ora, vediamo questo nuovo modulo che è stato introdotto proprio per le pratiche energia. Allora, ecco com'è composto. Quindi qui c'è la selezione dell'anagrafica, che è già presente anche nell'attuale SUAP. Dopodiché abbiamo le specifiche dell'intervento, dove è necessario selezionare la tipologia dell'impianto. Quindi solare fotovoltaico, solare termodinamico, eolico, biomasse, gas di discarica, gas residuati, idraulica e altro. Allora, è importante dire che sulla base della compilazione del modulo verranno aggiunti dei nuovi allegati che il cittadino dovrà compilare, appunto. E allegare soprattutto. Ad esempio, se io seleziono biomasse, in coda al modulo verrà aggiunto un nuovo allegato obbligatorio che l'utente appunto dovrà caricare e che voi appunto ritroverete visualizzando il dettaglio della pratica nella vostra scrivania come enti terzi. Quindi poi c'è la potenza nominale elettrica, potenza termica, codice identificativo e distribuzione terna. E quindi questa è tutta la parte di compilazione dei moduli, i precedenti titoli abilitativi, altre dichiarazioni, note, firma e i famosi allegati che vi stavo dicendo. Come sempre è contrassegnato se l'allegato è obbligatorio o se deve essere firmato.
Ok, vedete che sono una serie di allegati appunto da compilare. Questo appunto è il nuovo modulo che potrebbe appunto pervenirvi e che dovreste appunto verificare in base all'endoprocedimento che vi giungerà. Allora, oltre al modulo Aufer, come stavamo precedentemente dicendo, per il servizio energia sono stati revisionati ed implementati anche altri moduli. Quindi l'A0 parte 1 e l'A0 parte 2, quindi è stato personalizzato sulla base delle esigenze. Poi abbiamo l'E23 e l'E23 allegato A, l'F3 energia, l'F5 energia, l'F10 energia più F10 energia allegato A. Questi sono quelli modificati, mentre tutti gli altri che vedete sono gli stessi che avete già visto, diciamo, utilizzando la piattaforma SWAP. Gli unici che hanno subito delle variazioni in questa casistica, ovvero se si tratta di pratica energia, sono questi che vi ho appena elencato. Quindi questo era per farvi vedere in breve il nuovo modulo che è totalmente fatto ad hoc. E che potreste appunto vedere quando lavorerete le pratiche come enti terzi. Ora però accediamo proprio come ente terzo e vediamo in che cosa consiste la variazione effettuata per la lavorazione delle pratiche. Quindi cambio ruolo e accedo come responsabile ente terzo. Attenzione, potete accedere come accedete solitamente, o come responsabile ente terzo, oppure come operatore ente terzo. Quindi clicchiamo su responsabile e accediamo alla nostra scrivania. Allora, come vedete graficamente, la scrivania non ha subito alcuna variazione. Però come fa l'operatore a distinguere le pratiche SWAP dalle pratiche energia? Beh, può utilizzare il filtro per sportello. Ovvero, se io qui scrivo energia, vedete, mi propone bacino di test energia che attualmente in ambiente di test è lo sportello che utilizziamo noi per effettuare dei test. Invece in produzione vedrete solo servizio energia, perché le pratiche verranno inoltrate al servizio energia. Noi selezioniamo questo e filtriamo. In questo modo è possibile vedere tutte le pratiche energia che ci sono giunte a noi come ente terzo. Nel caso in cui volessimo diciamo, effettuare una ricerca più approfondita, è possibile utilizzare anche i filtri settore intervento, ovvero nel settore dovremmo mettere autorizzazione unica energetica. Poi, come intervento, dovremmo selezionare appunto magari l'intervento che ci interessa. Ad esempio, se io metto proroga e filtro, mi vengono mostrate le due pratiche di proroga associate al mio ente terzo 2, che sarebbe appunto un ente terzo di test. Allora, questo appunto è come filtrare le nostre pratiche. Ora rieffettuo il filtro semplice ed eccole qua. Altra cosa appunto che ci interessa è, diciamo, visualizzare se è cambiato qualcosa nel dettaglio della pratica. Vi anticipo già che nel dettaglio della pratica non è cambiato nulla, sono presenti le stesse indicazioni, sono presenti gli stessi tab, ora ne vediamo uno appunto nel dettaglio. Vedete, l'interfaccia è ancora omogenea come attualmente, non è cambiato nulla in particolare. L'unica cosa che è cambiata nella gestione delle pratiche, appunto, sono gli iter di cui stavamo parlando precedentemente, perché sono procedimento autorizzatorio, procedimento autocertificato e proroga. Sono questi tre iter a disposizione per le pratiche energia. Come vedete, questo non è cambiato, i dati generali sono sempre gli stessi.
L'ubicazione è sempre la stessa. Interventi, condizioni, anagrafica. Insomma, lato dettaglio pratica non è cambiato niente. Allora, per questo webinar ho creato tre pratiche aventi ognuna un procedimento diverso. Ora possiamo aprirle una a una e vedere che cosa cambia, lato procedimento. Allora, iniziamo con il procedimento autocertificato. Quindi apriamo questa. Vedi i dettagli. Ed ecco qua. Andiamo nel nostro tab Endo. Vediamo che ci è stato assegnato un Endo procedimento. Allora, il procedimento autocertificato ha un flusso molto simile all'iter di autocertificazione a 0 giorni del SWAP. Le differenze con l'autocertificazione a 0 giorni col swap sono che in questo nuovo procedimento autocertificato, lato swap è stata rimossa la trasmissione della ricevuta definitiva, mentre lato ente terzo è stata rimossa la possibilità di trasmettere la comunicazione ex 10 bis e la trasmissione di atti interdittivi e prescrittivi. La ricevuta e il 10B sono stati rimossi in quanto sono particolarità comunque del procedimento swap. Quindi per l'energia non era previsto dalla legge che ci fossero. Ora vi faccio vedere in cosa consiste appunto questo procedimento autocertificativo. Allora, come prima cosa potete vedere che abbiamo queste opzioni. Accetta, non di competenza. Assegno operatore e assegno ufficio, che sono esattamente le stesse voci che vedete attualmente lavorando le pratiche. Allora, quindi prima di tutto accettiamo la pratica e vediamo come cambia il nostro menu delle azioni. Ok. Bene, qui vediamo esito favorevole, richiesta integrazioni e proposta di provvedimento interdittivo prescrittivo. Quindi, cosa cambia rispetto a cosa vediamo nel swap? Nel swap solitamente vediamo esito favorevole, richiesta integrazione e comunicazione ex 10 bis. Beh, qui comunicazione ex 10 bis non possiamo averla e avremo la proposta di provvedimento interdittivo e prescrittivo. Cliccando su ognuna di queste voci, avvieremo appunto la compilazione di una comunicazione. Come potete notare, la comunicazione ovviamente è propria per la pratica energia, ovvero le comunicazioni non sono le stesse che abbiamo per le pratiche swap, ma sono fatte appositamente per le pratiche energia. Si compilano nello stesso identico modo e questa è la comunicazione che abbiamo inviando l'esito favorevole. Poi, se clicchiamo su richiesta integrazioni, qua avremo sempre la compilazione di una comunicazione. Idem se clicchiamo su proposta provvedimento interdittivo. Allora, quello che vi posso dire è che cliccando su richiesta integrazioni, che ora facciamo, nel menu ci rimarranno solo esito favorevole e proposta provvedimento. Ecco qua, lo facciamo. Ok, ora torniamo a Endo. Vediamo che ci sono rimasti, appunto, come stavo dicendo, solo esito favorevole e proposta provvedimento. Cliccando su esito favorevole, nel menu ci rimarrà solo scarica allegato. Mentre cliccando su proposta provvedimento interdittivo prescrittivo ci rimarrà appunto solo esito favorevole tra le opzioni. Quindi di per sé la gestione. Sì, Volevo Massimo. aggiungere una cosa, Elena, però finisci pure di dire quello che stavi dicendo, poi ti dico solo una cosa velocissima. Sì. E quindi come stavo dicendo, la gestione di per sé è identica a come avviene nel swap dal punto di vista dell'invio delle comunicazioni. Ok, Massimo, ora puoi.
Volevo dire solo una cosa a completamento di quello che hai spiegato benissimo, perché magari qualcuno potrebbe, come dire, non comprendere il senso di queste differenze. Chiaramente, come ha detto l'ingegner Pellegrino e come ha spiegato anche Elena, qui stiamo parlando della gestione dei procedimenti che riguardano le autorizzazioni uniche energetiche per le fonti di energia rinnovabile, che riguardano tutta una serie di pratiche che non rientrano nella competenza del SUAPE e che fino a oggi sono state gestite Ciao, mi semplicemente via sentite? PEC. Conseguentemente, le differenze dalla... Sì, Mariano, vuoi dire... Sì. Conseguentemente, volevo dire, le differenze dal iter SUAPE discendono dal fatto che in questo tipo di pratiche, anche se Mi l'interfaccia sentite? e il software che... Sì, Mariano, ti sentiamo. L'interfaccia sono identici, discende dal fatto che qui non stiamo applicando la legge regionale 24 in un procedimento unico SUAPE, ma stiamo applicando le regole generali del procedimento amministrativo della legge 241 del 90. Ecco perché manca, ad esempio, la fase del 10 bis nel procedimento di tipo autocertificato, che è una specificità del Ciao. procedimento SUAPE, mentre in questo caso si gestisce semplicemente diciamo una scia normata Però come io la non legge sento voi. 241 del 90 e conseguentemente gli step sono Sì. quelli. Sì, Prova. Mariano non ci sente. Ok, Elena, puoi proseguire. Io volevo solo precisare questo aspetto dal punto di vista amministrativo per far capire, diciamo, a chi ci ascolta il motivo per cui ci sono delle lievi differenze tra, diciamo, la gestione della pratica nei procedimenti SUAPE e in questi procedimenti energia, perché anche se usiamo lo stesso sistema, di fatto il procedimento è diverso come normativa di riferimento, solo questo. Chiarissimo. Allora, quindi per ora abbiamo visto il procedimento autocertificato, che quindi, come avete visto, è abbastanza simile all'elaborazione del swap, a differenza appunto di alcune cose che ha ben spiegato Massimo adesso. Ora procediamo con il procedimento autorizzatorio, quindi apriamo la pratica che ho previsto per il procedimento autorizzatorio, che è questa. Vedi i dettagli. Come vi dicevo, il dettaglio rimane identico. E andiamo in Endo. Quindi qui vediamo che ci è stato trasmesso un Endo da lavorare. Come sempre vediamo il menu azioni che ripresenta sempre le stesse diciture: accetta, non di competenza, assegna operatore e assegna ufficio. Allora, il procedimento autorizzatorio praticamente segue un flusso, per gli enti terzi appunto, segue un flusso identico al procedimento in conferenza di servizi del SUAPE attualmente. Quindi, quando noi accetteremo la pratica, avremo tra le opzioni disponibili esito favorevole, esito negativo, esito favorevole con prescrizioni e richieste integrazioni. Ora lo verifichiamo e accettiamo quindi il nostro endoprocedimento ed ecco le nostre opzioni: esito favorevole, negativo, favorevole con prescrizioni e richieste integrazioni. Quindi anche qua, in base alla scelta effettuata, varierà il nostro menu delle azioni, esattamente come varia attualmente per le pratiche SUAPE in conferenza di servizi. Allora, se facciamo una richiesta di integrazioni, dovremmo avere nel menu solo esito favorevole, esito negativo ed esito favorevole con prescrizioni. Ora facciamo la prova, appunto. Mandiamo una richiesta di integrazioni documentali. Come notate anche qui, definito pratica energia, quindi anche questa è una comunicazione appositamente creata per l'energia. E inviamola. Ok, se ora riandiamo al menu azioni in corrispondenza del nostro endoprocedimento, vedremo che appunto ci sono rimaste le voci esito favorevole, esito negativo e favorevole con prescrizioni. Se procediamo e fa diciamo, facciamo un esito favorevole con prescrizioni,
Nel nostro menu rimarranno solo e unicamente scarica allegato, che appunto è l'allegato che allegheremo a questa comunicazione, poi esito favorevole ed esito negativo, proprio esattamente come si ha attualmente il funzionamento per la CDS, insomma. Quindi facciamo la prova. Ok, io allego adesso un file, ecco qua, e inviamo la pratica, inviamo la comunicazione, scusate, ecco qua, e quindi avremo esito favorevole, esito negativo e scarica allegato. Quindi anche per il procedimento autorizzatorio, come vedete, è cambiato ben poco. Il metodo di lavorazione che utilizzate attualmente potrete tenerlo anche per la lavorazione di questa pratica energia con procedimento autorizzatorio. È identico, insomma. Anche per le comunicazioni potete fare la stessa cosa che fate attualmente con il swap, ovvero nuova comunicazione, selezione della tipologia di comunicazione e poi potrete inviarla. Come fate attualmente, insomma. Questo è per dimostrarvi che dal punto di vista del funzionamento dell'interfaccia non è cambiato tanto, ma è cambiato più che altro il metodo di lavorare, quindi l'iter delle pratiche. Quindi ora passiamo all'ultimo nuovo procedimento, che è il procedimento di proroga. Eccolo qua, procedimento di proroga. Quindi vedi i dettagli, andiamo nel tab Endo ed eccolo qua. Come sempre, anche qui ci si ripropone sempre lo stesso menu dove si può accettare l'Endo procedimento, dichiararlo non di competenza e quindi rimuoverlo dalla nostra pratica, assegnarci l'operatore o assegnare l'ufficio che lavorerà appunto l'Endo procedimento. Questo procedimento di proroga ha un flusso, anche questo identico al procedimento in proroga del swap. Quindi, dopo aver accettato la pratica, nel menu delle azioni dovremo vedere le voci provvedimento, richiesta integrazioni e comunicazione ex 10 bis. Ora ve lo faccio vedere. Quindi, accettiamo il nostro endo procedimento. Ok. Ed ecco nel menu Azioni che vediamo appunto queste voci, provvedimento, richiesta integrazioni, comunicazione ex 10 bis. Nel momento in cui facciamo la richiesta di integrazioni, inviamo la comunicazione, nel nostro menu delle azioni dovremmo avere solo le voci provvedimento ed ex 10 bis. Mentre se inviamo una comunicazione ex 10 bis, dopo appunto l'invio effettuato, nel menu azioni avremo solo la voce provvedimento. Ok, quindi proviamo a fare una comunicazione ex 10 bis, sempre per la pratica energia. Ok, inviamo. Quindi, in seguito alla comunicazione ex 10 bis, tra le possibili azioni, vedete che ormai l'endo ha cambiato l'esito in comunicazione ex 10 bis, tra le azioni dovremo avere solo e unicamente la voce provvedimento. E infatti eccola qua. Quando noi clicchiamo sulla voce provvedimento, invece, ugualmente ci viene chiesta di trasmettere il provvedimento di proroga. E successivamente all'invio di questa comunicazione vedremo che il nostro endo procedimento cambierà il suo esito o il suo stato appunto in lavorato. Ok, facciamo il test appunto, nuovo allegato, rimetto sempre questo di test. E inviamo la comunicazione. Comunicazione inviata con successo.
Quindi se ora noi andiamo qua, vedete che è lavorato e non possiamo fare appunto più nient'altro. Cioè abbiamo terminato il nostro lavoro come ente terzo. Quindi anche per il procedimento di proroga la situazione è esattamente come quella del swap. Quindi di per sé con questa presentazione volevo proprio mostrarvi come la gestione degli iter non fosse poi così tanto variata rispetto a quella del swap. Insomma, potete tranquillamente lavorare come avete sempre fatto, con queste diciamo con queste differenze tra gli iter. Bene, non so se ci sono delle domande. Sì, io volevo aggiungere una Sì, cosa, certo. Elena, se posso, giusto perché poi ho visto così con la coda dell'occhio alcune domande che stanno facendo. Quello che è importante, al di là diciamo, delle precisazioni che hai spiegato molto bene, è che diciamo, gli enti terzi comprendano, è che dal 2 febbraio, da quando questa parte diciamo, del sistema verrà messa in produzione, è che sullo stesso portale SwapE perverranno contemporaneamente le pratiche dai SwapE e le pratiche dal servizio energia che riguardano gli impianti di produzione di energia rinnovabile soggetti ad autorizzazione unica, che non sono gli impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza dei SwapE, che diciamo che sono stati gestiti fino ad oggi e che restano di competenza dei SWAP e che vengono gestiti secondo le modalità con cui diciamo le abbiamo gestite fino ad ora, ma sono le pratiche appunto che riguardano impianti di produzione di energia di maggiore rilevanza che sono soggetti ad un'autorizzazione unica di cui è competente il Servizio Regionale dell'Energia e che verranno gestite attraverso la stessa piattaforma. Quindi contemporaneamente sul medesimo sistema gli enti terzi si vedranno delle pratiche dai SWAP e delle pratiche che invece riguardano diciamo questo tipo di interventi di autorizzazione unica energetica che seguono il procedimento di autorizzazione unica o i procedimenti semplificati come possono essere le varianti non sostanziali soggette a DILA, le volture, eccetera, che sono gli interventi che abbiamo illustrato in apertura e che quindi non seguono le regole della legge regionale 24 pur utilizzando il medesimo sistema informatico. Conseguentemente, diciamo, i SWAP, che qualcuno chiedeva anche qual è il ruolo dei SWAP in queste pratiche, nessun ruolo, perché stiamo parlando di pratiche che non sono di competenza dei SWAP e non sono gestite dai SWAP, ma gli altri enti, diciamo, riceveranno le pratiche in maniera analoga a quello che succede da SWAP, però per queste pratiche specifiche il ruolo di coordinatore del procedimento e di amministrazione procedente non è svolto dal SWAP, ma è svolto dal servizio energia. Questo può capitare, ad esempio, anche per uffici tecnici comunali competenti in materia edilizia, uffici competenti in materia di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, eccetera, che dovranno agire secondo degli schemi procedurali che, come ci ha fatto vedere Elena, sono del tutto analoghi dal punto di vista informatico a quello del SUAPE, perché abbiamo di fronte un procedimento di tipo autorizzatorio che si svolge con una conferenza di servizi in maniera del tutto analoga a quello che accade in ambito SUAPE, con la differenza sul piano amministrativo che la conferenza dei servizi SWAP si svolge secondo le regole e le tempistiche previste dalla legge regionale 24 del 2016, che come sappiamo prevede dei tempi ridotti, anche in caso di conferenza sincrona, ad esempio la seduta unica, mentre nel caso di conferenza dei servizi nelle pratiche energetiche seguiamo direttamente le regole della legge 241 del 90, che prevedono dei tempi un pochino più lunghi e delle modalità diciamo, che sono quelle ordinarie previste dalla normativa nazionale. Poi abbiamo dei procedimenti di tipo autocertificato, sostanzialmente SCIA o comunicazione, che sono del tutto analoghi a quelli del SUAP, e poi abbiamo un iter di proroga che diciamo è un iter che prevede il rilascio di un atto espresso che concede o nega la proroga senza che si svolga una conferenza dei servizi. Sostanzialmente sono queste le differenze, però quello che è importante capire, al di là dei tecnicismi, diciamo, informatici e procedurali, è che stiamo seguendo delle pratiche di tipo diverso che seguono una disciplina amministrativa diversa per quanto,
per molti versi analoga, tant'è che proprio per questa analogia si presta ad essere, come dire, gestita col medesimo applicativo attraverso il quale fino ad oggi abbiamo gestito solamente le pratiche su APE. Non so se questo cappello, come dire, conclusivo può aver chiarito le idee, a qualcuno, poi magari vediamo se ci sono delle domande più specifiche per cercare di capire, anche i dubbi che avessimo generato in questa illustrazione. Sì, ad esempio vedo una domanda di qualcuno che mi chiede: quindi anche le tempistiche restano quelle della norma di settore? Non proprio della norma di settore, perché nel caso dell'autorizzazione unica, comunque il procedimento si svolge in conferenza di servizi. Ma come vi ho detto poc'anzi, la conferenza di servizi, non segue le regole della legge 24, ma quelle della 241. Quindi le tempistiche non sono proprio quelle della norma di settore, ma quelle della conferenza di servizi ordinaria. Poi qualcuno chiede qual è il ruolo del SUAPE nella gestione di queste pratiche. Come ho detto, nessuno, perché sono pratiche non di competenza del SUAPE. Il SUAPE non ha un ruolo, ma gli enti terzi sì, perché sono gli stessi, solo che, come dire, intervengono in un procedimento che è coordinato dal Servizio Regionale Energia anziché dal SUAPE. Poi anche questa è una domanda mia. Chiedere, scusa, solo una Sì. cosa che posso. Noi abbiamo presupposto che fossero gli stessi, presupposto che fossero gli stessi. Se ci fossero invece delle differenze, qualcuno che non segue le pratiche SWAP e segue invece le altre, vi preghiamo di segnalarcelo quanto prima che provvederemo a correggere gli accreditamenti. Sì, Annalisa, non so, si sentiva con molto fruscio quello che hai detto. Comunque, se qualcuno non l'avesse sentito, lo ripeto, cioè, giustamente ha detto, noi abbiamo presupposto che le persone, che negli enti terzi si occupano di autorizzazione unica siano esattamente le stesse che si occupano dei procedimenti SWAP. Se questo non fosse, basta comunicarlo al coordinamento e correggiamo immediatamente gli accreditamenti in maniera da correggere anche le configurazioni per gestire correttamente queste pratiche. Ho visto un'altra domanda amministrativa, anche qui, dove si trovano le scadenze per le integrazioni e per la conferenza di servizi? La discipline si trovano normalmente nella 241, salvo diciamo la disciplina poi dell'autorizzazione unica che sta nell'articolo 12 del 387, se non ricordo male, del decreto, forse è un decreto legislativo, però Sì, non corretto. ricordo. Sì, ok. E si trovano quindi nella normativa di riferimento che è quella. Ecco, poi un'altra domanda ci chiede come si fa per le pratiche in corso. Seguono le vecchie modalità fuori piattaforma? Questa domanda l'hanno fatta anche nel webinar, i tecnici, nel webinar che abbiamo fatto avantieri, diciamo le istanze e le pratiche di autorizzazione unica in corso, seguono la vecchia modalità e quindi venivano trasmesse fino ad oggi via PEC e allo stesso modo, diciamo, vengono concluse, a meno che uno non trovi poi conveniente rinunciare a quella e riproporla, eventualmente nel nuovo sistema, ripartendo da zero, però evidentemente. E evidentemente è anche utile sottolineare che nel caso di varianti, di modifiche a quelle pratiche, che quindi avviano un nuovo procedimento pur riferito ad un impianto che è già stato autorizzato con la vecchia modalità, da oggi in poi, o meglio dal 2 febbraio in poi, si dovrà utilizzare il sistema SUAPE integrato appunto con la parte energia. Anche questa è una domanda più di tipo amministrativo e chiede: il procedimento autorizzatorio, che mi pare di aver capito è simile alla conferenza dei servizi SUAPE, prevede il rilascio di un provvedimento finale da parte del SUAPE? È tutto corretto tranne l'ultima parola, cioè il procedimento autorizzatorio è simile alla conferenza dei servizi SUAPE nel senso che si svolge attraverso una conferenza di servizi che segue però le regole della 241 invece che della legge regionale 24 del 2016 e prevede poi a sua conclusione il rilascio di un provvedimento finale che è appunto l'autorizzazione unica.
che viene rilasciata dal Servizio Regionale Energia, non dal SUAPE. Le funzioni che noi siamo abituati, nell'ambito SUAPE siamo abituati che queste funzioni di coordinamento e di rilascio del provvedimento unico le svolge il SUAPE, in questo caso particolare le svolge appunto il Servizio Energia, che è autorità competente, amministrazione procedente in questo tipo di procedimenti. Il decreto legge 77 detta tempi per questo tipo di pratiche? Mi sembra di no, però forse qui Michele sa meglio di me se il decreto legge 77 è intervenuto anche sulle autorizzazioni uniche. Mi sembra a memoria di no. No, sulle tempistiche no, è intervenuta su Infatti. altri elementi, ma non sulle tempistiche. Sì, ok, infatti. Era invece il decreto legge 76 dell'anno scorso che aveva introdotto la DILA e che quindi aveva introdotto delle semplificazioni a modifiche, variazioni e varianti che riguardano anche questo tipo di interventi. C'è anche un'altra domanda. Il swap in questo caso fa da passacarte, scusando il termine. No, il swap non c'entra niente. Il swap non riceve nulla, non vede niente. Il swap non è coinvolto in questo tipo di procedimenti. Sono dei procedimenti di competenza regionale che coinvolgono gli stessi enti terzi che sono coinvolti nel procedimento SUAPE, ma il ruolo che normalmente viene svolto dal SUAPE in questo caso è svolto dal Servizio Energia della Regione. Il SUAPE non vede niente in tutto ciò, non è coinvolto proprio. A meno che, diciamolo, il SUAPE non svolga anche alcune funzioni che sono proprie di altri uffici dell'amministrazione comunale. Se il SUAPE è anche ufficio tecnico edilizia, in quella veste potrebbe essere coinvolto come ente terzo in queste pratiche, ma non in quanto SUAPE, ma in quanto ufficio tecnico. Non so se vi è chiaro questo concetto, ma di fatto è proprio così. Le comunicazioni Sì. arriveranno quindi dal servizio energia, sì, è il servizio energia che coordina questo tipo di procedimento e che quindi invierà anche le comunicazioni, le indizioni, eccetera, eccetera. Poi qualcuno chiede, il procedimento di sanatoria di impianti già realizzati si riferisce anche agli eventuali accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 42 del 2004? Qui probabilmente, Michele, ti chiedo di aiutarmi nel senso che il procedimento di sanatoria, da quanto ho capito io, si riferisce più che altro alla sanatoria proprio dell'autorizzazione unica o proprio di un impianto realizzato abusivamente. Beh sì, nel caso di impianti realizzati senza titolo o con titolo difforme, E però quindi no, non nello specifico relativo agli accertamenti di cui all'articolo 167. però potrebbe essere un aspetto, diciamo, del procedimento unico Sì, per sanare quell'impianto. Non è esatto, potrebbe essere. direttamente. Non è, diciamo, il focus non è l'accertamento di compatibilità paesaggistica e la sanatoria ovviamente dell'impianto nel suo complesso, ma potrebbe comprendere anche questo tipo Esatto, potrebbe essere un aspetto dell'accertamento di conformità. Ok. Poi ecco un'altra domanda che probabilmente non sente benissimo il collega, chiede, volevo capire se i SUAPE vedranno comunque in piattaforma anche le pratiche che vanno in autorizzazione unica. Ho già risposto no. E se gli uffici tecnici, paesaggistici e PAI vedranno le pratiche in autorizzazione unica insieme alle altre in quanto enti terzi e quindi si comporteranno con i tempi delle norme di settore. Sì. Gli uffici tecnici, paesaggistici e quelli competenti sul PAI vedranno le pratiche di autorizzazione unica insieme alle pratiche su SUAPE, le potranno filtrare come ha fatto vedere Elena in apertura, e si comporteranno con i tempi delle norme di settore, ni perché si comporteranno con i tempi della conferenza dei servizi propria, diciamo, dell'autorizzazione unica.
terzo potrà dai filtri di ricerca appunto filtrare per sportello e vede qui tutti gli sportelli esistenti, tutti gli sportelli su app, più il servizio energia, come stavo facendo vedere prima. Quindi, selezionando lo sportello, diciamo, vedremo le pratiche di competenza di quello sportello. Quindi, cliccando sul bacino di test energia, che nel mio caso è di teste, vedremo tutte le pratiche energia. Ok? Mentre se io selezionassi uno sportello di test in cui io ho inviato una pratica, io cittadino ho inviato una pratica al suo app indirizzata a questo sportello di test. In questo caso farei filtra e qui vedo le pratiche su app. Quindi io nella mia stessa scrivania vedo sia le pratiche energia che le pratiche su app. Non so se ora è più chiaro, avendolo fatto rivedere, magari è più. Penso di sì, che sarà più chiaro. Poi qualcuno chiede ancora: tutti gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile vanno in SUAPE o ci sono soglie dimensionali? Tutti gli impianti con fonti di energia rinnovabile vengono legittimati attraverso la piattaforma informatica SUAPE e alcuni vanno al SUAPE e sono quelli indicati nel modulo A24 SUAPE, cioè impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti ad autorizzazione unica che abbiamo avuto fino ad oggi e che continua ad essere identico. Altri, quelli appunto che stanno al di là delle soglie indicate nel modulo A24, sono soggetti ad autorizzazione unica e dal 2 febbraio saranno gestiti attraverso lo stesso sistema informatico, con la gestione appunto dell'autorizzazione unica del Servizio Regionale Energia. E poi chiedono ancora sugli impianti fotovoltaici realizzati in aree con destinazione produttiva, industriale o commerciale fino a 20 MW, è prevista la procedura abilitativa semplificata PAS di competenza comunale ai sensi del decreto legge 77 del 2021. Michele, ti chiedo di correggermi, Se ma vuoi ritengo di intervengo sì. io. Sì, vai, vai. Sì, assolutamente. Le istanze di autorizzazione unica sono relative solo agli impianti che non ricadono nell'applicabilità della PAS, ovviamente, quindi quelli oltre i 20 MW in zona industriale, produttiva o commerciale, oppure quelli al di sotto della soglia in altre zone, zona agricola, come la zona agricola, ad esempio. Ok, sì, mi pare che non vedo altre domande a cui non abbiamo risposto. Quindi fino a questo punto mi pare che abbiamo anche illustrato, vero Elena, tutto quello che più o meno avevamo previsto di Sì, dimostrare. esatto. Anche perché dal punto di vista Non so se qualcun operativo altro vuole. per gli enti terzi cambia davvero poco, dato a meno che gli enti terzi non siano anche operatori su app, no, operatori del servizio energia, ma a quel punto non, no, direi, Sì, direi di certo. no. Diciamo che dal punto di vista informatico è identico. È importante più che altro focalizzare l'attenzione sul fatto che stiamo gestendo pratiche che seguono una normativa diversa. Non fatevi ingannare dal fatto che utilizziamo lo stesso sistema informatico, ma tenete ben presente la differenza procedurale. Per carità, anche le analogie, perché ci sono tante analogie, non è che siano, come dire, due mondi completamente diversi, sono due mondi assolutamente analoghi, che però hanno alcune differenze, soprattutto dal punto di vista di tempistica e di flusso procedurale. Ma soprattutto è bene tenere presente, come dire, concettualmente che cosa stiamo facendo, ecco. Non so se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, perché mi pare che domande le abbiamo esaurite. Sì, esatto, non ne vedo altre per ora. Posso solo dire che si può filtrare anche per iter volendo adesso, dato che sono presenti anche Certo. procedimento autocertificato, autorizzatore e procedimento di proroga. Questi sono appunto i nuovi tre iter per le pratiche energia. Ci
i modi per filtrare le pratiche sono diversi, bisogna solo decidere quale potrebbe essere più utile all'utente. Ok, va bene, se non ci sono altre domande possiamo anche chiudere, direi. Poi, insomma, pian piano vedremo come procede e aggiusteremo anche eventualmente se ci sono delle configurazioni da Sì, affinare, certo. perché ovviamente per ora abbiamo costruito la configurazione per la gestione di questo tipo di pratiche sulla carta. Ci renderemo conto con Lavorandoci. l'utilizzo se c'è qualcosa da correggere. Esattamente. Esatto. Sì, infatti, come dice qualcuno, bisognerà entrare nella reale procedura operativa per meglio adeguarsi. Solo un'ultimissima domanda per confermare quello che scrive, la collega che ci segue. Nel mio caso, che svolgo sia il ruolo di sportello che di ente terzo, vedrò queste pratiche solo come ente terzo. Corretto? Sì, le vedrà solo come ente terzo, non come sportello unico, non come SUAPE. Va bene. Chiedono se verrà assegnato un codice univoco. Sì. Il Il codice univoco codice. funziona come per il swap, ho visto Esatto. anche dalla. Sì, sarebbe il codice pratica praticamente, come per il swap, che è un identificativo unico, appunto. Ok. Va bene, grazie, allora buongiorno a tutti e buon lavoro. Poi lasciamo la parola sia. Perfetto, allora grazie mille per la chiarezza e anche per aver risposto a tutte le domande. Chiudiamo con un po' di anticipo, ma se c'è ancora qualche domanda siamo qui disponibili. E io riprendo la parola giusto per ricordarvi che la registrazione del webinar sarà disponibile a questo punto in tarda mattinata, visto che avremo il tempo materiale per caricarla velocemente sulla nostra piattaforma. E cercheremo di attestare anche le presenze entro oggi, in modo da darvi la possibilità di compilare il questionario e scaricare l'attestato. Allora, a questo punto, Mi sembra ci siano prego. due ultime domande. Prego, sì. Chiedono operatore servizio energia, chi lo deve attivare e poi se usciranno delle direttive. Non so. Allora, l'operatore servizio energia comunque. Allora, è parte del servizio energia, quindi sono già stati assegnati. Cioè, non è un qualcosa che può fare un operatore ente terzo o un amministratore ente terzo. Cioè, l'amministratore del servizio energia potrà attivare i suoi operatori. Come succede attualmente per l'amministratore ente terzo che amministra i suoi utenti all'interno dell'area di amministrazione. Non credo che sia quella la domanda, perché nessuno, diciamo, è Michele il servizio energia, Esatto. credo che loro chiedano l'ente terzo che svolge le funzioni come ente terzo servizio energia. Esatto, sì, penso si riferisse a Non quello. devono fare Non devono fare nulla, niente in questo il ruolo è sempre lo caso. stesso, Ok. operatore ente terzo, A meno a meno che, che. certo, a meno che, come dicevamo prima, non ci siano in alcuni enti, diciamo, le persone che si occupano delle pratiche relative all'autorizzazione unica energetica non siano diverse da quelle che si occupano delle pratiche SUAP. In questo caso è bene Certo. contattare l'help desk per fare le correzioni alle aggiunte necessarie, però di per sé non c'è bisogno di far nulla. Invece non credo, Michele, che ci siano in programma delle direttive per il procedimento. No, no, infatti no, volevo capire se si riferisce a delle direttive per procedurare le pratiche all'interno del portale o delle direttive sul procedimento proprio di autorizzazione unica. Il procedimento di autorizzazione unica è regolato dalle linee guida che sono state approvate con la DGR 325 del 23 gennaio 2018, quindi sono quelle le direttive per il procedimento di autorizzazione unica, ma non so se la domanda fosse Perché noi quella o. abbiamo delle direttive SUAP uniche, capito? Quindi sicuramente la domanda è quella. Nelle Ok. direttive amministrative si parla anche del procedimento informatico, però non sono previste attualmente, giusto? Ok. Beh, no, al momento no. Ci sarà un aggiornamento delle linee guida, ma non, non
non nell'immediato comunque. Va bene, allora se non ci sono altri chiarimenti da dare ai partecipanti possiamo chiudere il webinar. Ringrazio tutti per la partecipazione e ringrazio i relatori che sono intervenuti e auguro a tutti buona giornata. Arrivederci. Giornata. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci.